Yeah, my eyes are peeled. I don't think so. Sure. Hey. Got it. Hmm? Leave it to me. Sure. Abbiamo finalmente messo le mani su un codice giocabile avanzato di Pillars of Eternity 2 Deadfire. Dopo una corposa manciata di ore siamo pronti a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto del nuovo capitolo della serie firmata Obsidian. Pillars of Eternity 2 Deadfire riprende la storia del primo capitolo. Il giocatore è ora impegnato a inseguire Aeotas, la principale divinità del mondo di Eora, nella sua fuga attraverso le isole dell'arcipelago Deadfire. È possibile giocare il secondo Pillars anche senza aver mai visto il primo titolo, ma chi ha conservato il proprio salvataggio può importarlo nella nuova avventura. La fase di creazione del personaggio evidenzia un maggiore dettaglio grafico dell'avatar e una generale rifinitura del processo di definizione di tutte le sue caratteristiche. Le razze sono poi le stesse del primo capitolo, così come le classi, ma ogni archetipo ha ora diverse specifiche aggiuntive. La dimensione massima del party è stata ridotta a un elemento e prevede un totale di 5 personaggi per rendere più fluida la gestione del gruppo. La nuova schermata di configurazione dell'intelligenza artificiale permette poi di lavorare di fino su tanti setup per ogni personaggio, impostando un numero notevole di condizioni e variabili per le diverse azioni. Anche l'interfaccia ha subito qualche ritocco, con abilità meglio suddivise e una maggiore chiarezza nella gestione delle risorse. L'ambientazione è rappresentata da una serie di isole che vanno a comporre l'arcipelago Deadfire. Pur rimanendo ancora valida l'estensione limitata delle zone e la loro netta separazione, questo sequel introduce una vista generale dell'intera area di gioco, dove potremo muovere l'icona del nostro party per scoprire nuove location o fare degli incontri inaspettati. In Pillars of Eternity 2 Deadfire non c'è più la solita mappa generale dove poter scegliere la zona di destinazione con un click, ma occorre spostarsi fisicamente tra le diverse aree. Si tratta di una forma molto rudimentale di free roaming che ha un paio di conseguenze dirette sul gameplay. Per esempio, viene introdotta la gestione di numerose risorse utili a garantire la sussistenza del proprio equipaggio. Un elemento cardine della progressione è infatti rappresentata proprio da una nave. Il battello consente gli spostamenti e sostituisce la roccaforte di Kaed Nua come base. Inoltre è la casa di un folto numero di marinai che possono essere assoldati nel corso del viaggio. L'imbarcazione va organizzata con un'interessante schermata gestionale. I membri della ciurma vanno assegnati ai vari slot funzionali in base alle loro competenze e bisogna assicurarsi che ci siano sempre sufficienti rifornimenti. Non mancano nemmeno modifiche estetiche e funzionali che permettono di acquisire ulteriori bonus. Il tempo scorre a grande velocità durante l'esplorazione e allo scoccare di ogni giornata va pagato l'equipaggio con risorse e denaro. Tutto questo strato strategico raggiunge il suo culmine durante le battaglie navali, scontri a turni da affrontare quando si incontrano altre imbarcazioni. Qui l'equipaggio può essere ferito o ucciso e si devono fare i conti con malfunzionamenti vari se si viene colpiti nei punti nevralgici dello scafo. Nel complesso, però, la gestione dei combattimenti navali risulta un po' troppo semplificata. After him. Yeah. Got him. Pillars of Eternity 2 Deadfire è esattamente quel more of the same che farà felici tutti i fan della serie. Cioè esattamente quello che ci saremmo aspettati, con in più un lavoro di ottimizzazione e rifinitura di tutte le meccaniche base del gameplay. That's right. I don't got it. Sure.